benvenuti alla quarta lezione di English in Pills with Valeria. Il topic di oggi, l'argomento di oggi, sarà il past continuous. Faremo una piccola preface del past continuous, quindi un'introduzione, per poi analizzare il contrast tra past simple e past continuous. Come sempre, al termine di ogni argomento troverete un piccolo esercizio le cui soluzioni sono in fondo alle slide. Let's start! Iniziamo! Nella scorsa video lezione abbiamo analizzato il present continuous. Il present continuous lo utilizziamo per descrivere azioni in corso di svolgimento nel momento in cui si parla o si scrive. Oggi analizzeremo il past continuous. E già il nome potrebbe farci capire qualcosa. Infatti, il past continuous si usa per descrivere un'azione che era in corso di svolgimento in un momento del passato. For example, I was watching a film last night. Quindi, stavo guardando un film ieri sera. Il past continuous può essere anche utilizzato per descrivere due azioni che si svolgevano contemporaneamente. For example, it was snowing yesterday while we were waiting for the bus. Quindi, stava nevicando ieri mentre noi stavamo aspettando l'autobus. Come possiamo vedere dagli esempi, il past continuous si traduce in italiano con la forma stare più gerundio oppure con l'imperfetto. Vediamo adesso come si forma il past continuous. Nella precedente video lezione abbiamo visto il present simple, che si forma appunto con il verbo be al tempo presente più la forma in ing del verbo principale. Adesso nel past continuous troveremo sempre il verbo be, questa volta però al tempo passato, più la forma in ing del verbo principale. Guardiamo il piccolo schema sottostante. Abbiamo nel primo riquadro il verbo be al tempo passato, quindi I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. Past simple del verbo be, plus forma in ing del verbo principale. Ricordiamo, la forma in ing si forma con l'infinito senza to del verbo più la desinenza ing. For example, to work, forma in ing, working. Guardiamo la tabella. Il verbo di riferimento nell'esempio è to work. Dalla tabella possiamo vedere nella prima colonna l'affirmative form, nella seconda la negative form e nella terza l'interrogative form. Partiamo dalla forma affermativa. I was working. Io stavo lavorando oppure imperfetto lavoravo. You were working. He, she, it was working. We were working, you were working, they were working. Guardiamo adesso la negative form del si forma aggiungendo la particella negativa not subito dopo il passato del verbo essere. E quindi I was not working. Quindi io non stavo lavorando oppure io non lavoravo. And then, you were not working, he, she or it was not working. Nella terza colonna abbiamo invece l'interrogative form
che, come nel caso del present continuous, si forma semplicemente ponendo il passato del verbo essere al primo posto della frase. Quindi, was I working? Stavo lavorando? Were you working? Stavi tu lavorando? And so on. Ovviamente, nel caso in cui ci trovassimo di fronte a un interrogative form con la question word, sarà lei ad occupare il primo posto della frase. Anche nel caso del past continuous, dobbiamo aprire una parentesi sulle risposte brevi o short answers. Leggiamo l'esempio. Were you working? Stavi lavorando? Yes, I was. No, I was not. Oppure forma contratta wasn't. Quindi, anche nel caso del past continuous, riprendiamo il verbo ausiliare della frase. Mettiamo di nuovo in pratica ciò che abbiamo imparato con il primo esercizio, l'exercise A. Leggiamo la consegna. Use suggestions to form sentences. Quindi utilizza i suggerimenti per formare frasi. Leggiamo l'esempio. She watch a film. Ora uniamo questi suggerimenti utilizzando il past continuous. Avremo she was watching a film. Dopo aver introdotto il past continuous, possiamo adesso analizzare il contrast tra past simple and past continuous. Come abbiamo già detto, il past continuous descrive un'azione ancora in corso di svolgimento nel passato. Quindi, in quel momento l'azione non era ancora terminata. Il past simple, invece, descrive un'azione iniziata e conclusa nel passato. Leggiamo gli esempi per capire meglio. The first one, il primo. I was doing my homework at 5 o'clock yesterday. Quindi, ieri alle 5 stavo facendo i compiti. Quindi, dovevo ancora finire i miei compiti. Leggiamo il secondo esempio. I did all my homework by 5 o'clock yesterday. Quindi, ieri ho fatto tutti i compiti prima delle 5. Quindi li ho iniziati e terminati. Da questi esempi possiamo capire la differenza tra past simple e past continuous. Past continuous, azione in corso di svolgimento nel passato. Past simple, azione iniziata e conclusa nel passato. Un'altra nota da fare su past simple and past continuous è che spesso e volentieri questi due tempi possono essere spesso trovati all'interno della stessa frase per delineare due azioni passate che sono in connessione tra loro. Un'azione duratura nel passato, descritta dal past continuous, viene interrotta da un'azione più breve, descritta dal past simple. Leggiamo gli esempi per capire meglio quanto detto. The first one, il primo. I was watching TV last night when the phone rang. Quindi, stavo guardando la TV ieri sera quando il telefono squillò. Quindi abbiamo I was watching past continuous, azione duratura, e the phone rang. Past simple, il telefono squillò, un'azione breve che interrompe l'azione descritta dal past continuous. Leggiamo anche il secondo esempio. I saw her in the library yesterday. She was reading a book. Quindi, ieri ho visto lei in biblioteca. Lei
Stava leggendo un libro. Quindi abbiamo l'azione descritta dal past continuous, she was reading, che è un'azione duratura nel passato. Mentre I saw her, l'ho vista, è un'azione breve ed è infatti descritta dal past simple. Per introdurre l'azione in corso espressa con il past continuous, possiamo usare sia when sia while, che in questo determinato caso sono usati col significato di mentre. Leggiamo gli esempi. Il primo: the police stopped me when I was driving to work. Quindi la polizia mi ha fermato mentre stavo andando al lavoro. Secondo esempio: I was washing the dishes while I was watching TV. Quindi stavo lavando i piatti mentre stavo guardando la TV. Possiamo utilizzare il past simple e il past continuous per indicare la sequenza degli avvenimenti quando si racconta qualcosa di avvenuto nel passato. È importante ricordare che quando le azioni si susseguono si usa il past simple. In questa slide introduciamo i time linkers. Here are some time linkers. The first one, il primo, and, quindi e. Then, poi. Before, prima. After, dopo. When, quando. While, mentre. Mettiamo di nuovo in pratica quanto abbiamo imparato con l'exercise B. Leggiamo la consegna. Complete the sentences using the verbs in brackets in the past simple or past continuous. Quindi completa le frasi usando i verbi tra parentesi al past simple o past continuous. Leggiamo l'esempio. I was eating an apple when Carrie came in. Quindi stavo mangiando una mela quando Carrie entrò. Da questo esempio possiamo vedere di nuovo l'azione duratura nel passato descritta dal past continuous e l'azione breve descritta dal past simple. Buon lavoro! Per ampliare i nostri orizzonti riguardo al tempo passato in inglese, introduciamo in questa quarta video lezione l'utilizzo di used to. Come abbiamo visto, quando parliamo di azioni passate che avvenivano abitualmente, usiamo il past simple. Possiamo però anche utilizzare la formula di used to più base form. Possiamo usare used to al posto del past simple per descrivere azioni abituali che avvenivano quindi regolarmente nel passato oppure situazioni passate. Used to corrisponde alle forme ero solito a o erano soliti a, ma viene normalmente reso in italiano con l'imperfetto. Leggiamo un esempio. Last year I used to get up at 7 o'clock in the morning. Ovvero, lo scorso anno ero solito ad alzarmi alle 7 in punto del mattino. Quindi usiamo used to anziché il past simple per indicare che l'abitudine o la situazione di allora adesso non si verifica più. Per capire meglio, leggiamo gli esempi sottostanti. The first one, il primo. When Ben was 20, he played football every week. Quindi, a 20 anni, Ben giocava a calcio tutte le settimane.
Da questa frase non sappiamo se ora Ben gioca ancora tutte le settimane. Leggiamo un secondo esempio. When Ben was 20, he used to play football every week. Quindi, a 20 anni, Ben giocava a calcio tutte le settimane. Da questo esempio sappiamo che ora non gioca più tutte le settimane. Adesso analizziamo la forma affermativa, negativa ed interrogativa di used to. Abbiamo affirmative form. I used to work. Io lavoravo o ero solito a lavorare. Negative form. I didn't use to work. Quindi non ero solito a lavorare o non lavoravo. Interrogative form. Did you use to work? Eri solito a lavorare oppure lavoravi? Quindi dalla negative and interrogative form possiamo notare la presenza dell'ausiliare did, di conseguenza troveremo il verbo alla base form. Anche per used to apriamo una piccola parentesi sulle risposte brevi o short answers. Leggiamo l'esempio. Did you use to live in London? Vivevi a Londra? Short answer: Yes, I did. No, I didn't. Mettiamo di nuovo in pratica quanto abbiamo imparato con l'exercise C. Leggiamo la consegna. Fill the gaps in the following sentences with use to. Quindi riempi gli spazi nelle seguenti frasi utilizzando use to. Siamo giunti al termine di questa quarta video lezione. Nella slide successiva troverete le soluzioni agli esercizi. Buon lavoro e ci vediamo nel prossimo video.